questa meravigliosa cosa straordinaria che uno riesca da un patrimonio genetico intero, quello dello spermatozoo, un patrimonio genetico intero, quello dell'uovo, a metterli insieme e a creare un organismo adulto complesso con un sacco di cellule specializzate, un uomo come me o come voi ha circa 10 alla 14 cellule diverse, divise in più di 240 specializzazioni, no? Quindi i linfociti, le epatociti, il neurone, la cellula della pelle, eccetera. È tutto scritto in questa informazione genetica e qualcosa adesso cominciamo a capire, soprattutto riusciamo a manipolare questo genere di cose. Allora, questo è in chiave scientifica quello che vi ho detto in chiave popolare, cioè lo zigote è una cellula che a un certo punto comincia a dividersi rapidamente e nello spazio di 4-5, nell'arco di tempo di 4-5 giorni nell'uomo diventa una sferetta di circa 155 cellule e che ha una protuberanza su un lato che si chiama massa cellulare interna, inner cell mass, ed è questa massa cellulare interna avrà origine il nuovo organismo, mentre dal pareti della sferetta, la sferetta si chiama blastocisti, e cava, c'è dentro un liquido, la cavità si chiama blastocele, dalla parete della sferetta si verranno a formare invece gli annessi fetali, la placenta sostanzialmente. E poi questa sferetta dopo 4-5 giorni va incontro a un grosso riarrangiamento delle sue cellule che si dispongono in tre strati, mesoderma, ectoderma, endoderma, e da ciascuno di questi tre strati ha origine un tipo cellulare diverso. Ci sono, come dicevo, più di 240 tipi cellulari, dall'ectoderma soprattutto la pelle e il cervello, dal mesoderma tutta una serie di tipi cellulari che vanno dall'osso, muscolo scheletrico, muscolo liscio, muscolo cardiaco, tutti i fibroblasti, il tessuto connettivo, i globuli rossi. Invece dall'endoderma ha origine polmoni e ghiandole, pancreas, tiroide. In aggiunta a queste c'è un quarto tipo di tessuto specializzato che è quello che dà origine alle cellule germinali. Allora, la cosa veramente affascinante di tutto questo è che se voi prendete lo zigote o qualsiasi di queste 10 alla 14 cellule che fanno il mio organismo, tra l'altro di queste 10 alla 14 un decimo, cioè il 10% sta soltanto nel fegato, no? La cellula più, il tessuto più rappresentato come numero di cellule, invece il tipo cellulare più diffuso sono le cellule endoteliali, le cellule endoteliali dell'organismo sono il tipo cellulare più rappresentato. La cosa straordinaria è che se voi prendete qualsiasi di queste 10 o 14 cellule, lo zigote, hanno esattamente la stessa informazione genetica, cioè dal punto di vista della sequenza di DNA è esattamente la stessa, piccole eccezioni, i linfociti T e B dopo che hanno riarrangiato rispettivamente T cell receptor, immunoglobuline, però insomma concettualmente tutte le cellule hanno esattamente la stessa informazione genetica. Quindi quello che cambia non è l'informazione genetica come sequenza di DNA, ma è sostanzialmente la maniera in cui questa informazione viene utilizzata. Cioè, se voi la immaginate con un cartoon per così, l'uomo comune, e se ciascuno di questi quadrati è un gene, ecco che nello zigote sono accesi questi geni verdi e dopodiché mentre prosegue questa specializzazione verso un tipo di cellulare specializzato, ecco che i geni verdi vengono spenti, vengono accesi i geni rossi, poi i geni blu, i geni azzurri, i geni gialli, e la cellula specializzata è la cellula con i geni gialli in cui tutti gli altri geni sono spenti e rimangono spenti. Allora, accesi e spenti in biologia vuol dire sostanzialmente trascritti e non trascritti, quindi vuol dire viene fatto un RNA messaggero o non viene fatto un RNA messaggero. Quindi se voi fate una fotografia di una qualsiasi cellula, ovvero in termini molecolari, sequenziate l'RNA e guardate l'abbondanza di ciascun trascritto, vedrete che su 20.000 geni che codificano le proteine nel genoma umano, circa un quarto è attivo in qualsiasi tipo di cellula, cioè è attivo in ciascuna cellula in un certo momento. Quindi questo vuol dire che tre quarti dei geni non vengono trascritti. Questo quarto che è attivo, quindi circa 4.000-5.000 geni, si divide in due categorie, 2.000-3.000 geni che sono gli stessi che sono attivi in tutte le cellule, sono i geni che si chiamano housekeeping, no? Quelli che
l'ADNA polimerasi, l'RNA polimerasi, i geni degli istoni, i geni delle proteine che mantengono l'integrità del nucleo, tutti gli enzimi della glicolisi, del ciclo di Krebs, insomma tutti gli enzimi che servono a tutte le cellule. E altri invece 2000-3000 sono quelli che determinano la specializzazione della cellula, quindi questi sono i geni specifici che sono espressi nel linfocita e non ci sono nel neurone, non ci sono nell'epatocita, non ci sono nel fibroblasto. E così via. Allora, questo processo si chiama in biologia differenziamento e il dogma del differenziamento è proposto 50 anni fa da un biologo evoluzionista, si chiamava Conan Waddington, aveva proposto che questo differenziamento fosse come una pallina che scende lungo una discesa, incontra delle vallate e casualmente entra in questa vallata o in questa vallata o in questa vallata. E se entri in questa vallata diventerà un cardiomiocita, se entri in questa vallata diventerà un linfocita o un epatocita, ma di fatto c'è una barriera insormontabile di montagna che separa una vallata dall'altra, quindi una cellula che diventa un cardiomiocita non sarà mai un fibroblasto, non sarà mai un epatocita, non sarà mai un linfocita. Cioè il dogma del differenziamento è che il differenziamento è un processo irreversibile che va soltanto in una direzione. Quindi sulla base di questo, già insomma 30 anni fa, è stato proposto che ci sono evidentemente delle cellule che sono capaci, visto che una singola cellula, lo zigote, poi dà origine a 10 alla 14 cellule, ma molte di queste 10 alla 14 cellule sono in realtà, 10 alla 14 è una fotografia di adesso, ma i miei granulociti hanno vita di poche ore, quindi continuano a essere prodotti, no? E così le cellule dell'intestino, le cellule della pelle si rifanno ogni 15 giorni sostanzialmente. E quindi ci deve essere una cellula che da un lato è capace di replicarsi, mantenendo la sua identità, e dall'altro però è in grado di specializzarsi per diventare una cellula specializzata, quindi la cellula della pelle piuttosto che la cellula del cuore o il linfocita. E quindi questa cellula a monte è stata chiamata la cellula staminale. Allora, se a voi piace la nomenclatura, uno può, torno a questa diapositiva qua, uno dice: va bene, io prendo uno zigote, cos'è capace di fare lo zigote? Beh, lo zigote è capace di fare qualsiasi tipo di cellula, quindi se io prendo uno zigote e lo metto in un utero mi dà origine a un organismo, quindi la cellula staminale per eccellenza è lo zigote, no? Lo zigote è in grado di dare origine non solo a qualsiasi tipo cellulare ma addirittura a un organismo intero. Se io invece prendo la cellula della blastocisti, cioè disgrego la blastocisti e prendo le cellule della massa cellulare interna, ecco che le metto una a una nell'utero, queste non sono in grado di dare origine a un organismo, quindi hanno perso questa totipotenza, però sono in grado, se le mettono in un'altra blastocisti, di dare origine a qualsiasi tessuto del nuovo organismo. Lo vedremo fra un attimo. E quindi queste cellule le posso chiamare pluripotenti, quindi non sono così potenti come lo zigote, ma sicuramente possono diventare qualsiasi tipo di cellula. Poi, dopo la gastrulazione, cioè quando si formano i tre foglietti embrionali, le cellule continuano a proliferare, perché per esempio il muscolo scheletrico contiene delle cellule che, se il muscolo è danneggiato oppure c'è uno stimolo per cui c'è bisogno di aumentare l'ipertrofia del muscolo, ci sono delle cellule sulla periferia della fibra muscolare che si chiamano cellule satelliti, che proliferano e si fondono con le cellule muscolari, quindi sono cellule staminali del muscolo. Oppure la pelle si rinnova ogni 15 giorni perché c'è una cellula staminale che è in grado di dare origine a nuove cellule della pelle, ma queste cellule sono cellule che fanno solo quello, cioè la cellula satellite fa solo muscolo, la cellula della pelle fa soltanto pelle. Quindi queste sono cellule staminali che si ritrovano anche nei tessuti adulti, però sono multipotenti o addirittura unipotenti. La cellula della pelle fa solo l'epidermide, non fa neanche il derma, per esempio. La cellula del muscolo fa solo il muscolo, ma non fa i vasi del muscolo, non fa il tessuto connettivo del muscolo, fa solo la fibra muscolare. La cellula staminale del sangue, invece, fa globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. Quindi è già una cellula multipotente, però questa cellula non fa altre cose, fa soltanto queste. Quindi sono cellule più specializzate. Questa è la semantica, possiamo saltare queste cose. Allora, il momento in cui, dal momento in cui avviene l'ovulazione,
questo qua è nel topo, quello è nell'uomo, nel momento in cui viene l'ovulazione, l'uovo va nella tuba incontra lo spermatozoo, si forma lo zigote e passano 3-4 giorni e fra 4-5 giorni quindi si viene a formare la blastocisti, e la blastocisti è quella che poi andrà a impiantarsi subito dopo per dare origine al nuovo organismo. Questo è importante perché questo processo in realtà, come vedete, non avviene all'interno dell'utero, ma senza che l'embrione sia già in qualche maniera penetrato nell'utero, quindi avviene in forma solubile. E difatti è possibile anche riprodurlo in laboratorio, no? Se io posso prendere uno zigote e fare replicare questo zigote fino allo stadio di blastocisti. E questo è quello che viene fatto regolarmente nelle cliniche della fertilità, no? Fertilizzazione in vitro, si coltiva l'embrione fino allo stadio di blastocisti e lo stadio di blastocisti si impianta a livello dell'utero. Questa è un'immagine di un embrione con la massa cellulare interna e il trofo ectoderma, cioè la parete della sferetta di cui abbiamo parlato. Allora, nel 1981 un ricercatore che ha vinto il premio Nobel per questo, si chiama Marcus Evans, fa un'osservazione molto interessante, cioè prende una blastocisti di topo fatta in laboratorio, la disgrega, ottiene singole cellule e coltiva queste cellule in laboratorio. E queste cellule si accorge che sono in grado di proliferare indefinitamente. E proliferare indefinitamente non è una proprietà delle cellule che possono essere estratte da un organismo, perché tutte le cellule di un organismo o non replicano dall'inizio, vedi cardiomiociti e neuroni, o se replicano, vedi fibroblasti, fanno un numero limitato di replicazioni e poi si fermano, vanno incontro a un processo che si chiama senescenza cellulare. Venerdì vi racconterò un po' dell'invecchiamento e parleremo della senescenza cellulare. La proprietà invece di proliferare indefinitamente è una proprietà caratteristica delle cellule tumorali. Queste cellule però non sono cellule tumorali, sono cellule assolutamente normali che però possono essere propagate per sempre, cioè sono come delle linee cellulari. E come vi dicevo, se uno prende una di queste cellule e le tiene in condizioni in cui sono in condizioni simili a quelle, dopo vedremo cos'è, simili a quelle dell'embrione, rimangono indifferenziate, si chiamano cellule embrionali staminali, lui le ha chiamate cellule embrionali staminali, e possono essere coltivate indefinitamente. E però se uno prende queste cellule e le inietta all'interno di un'altra blastocisti, ecco che queste si integrano nella blastocisti e sono in grado di dare origine casualmente a qualsiasi parte del nuovo organismo. Questo è stato dimostrato con degli esperimenti spettacolari. Per esempio, queste erano delle cellule embrionali staminali in cui in laboratorio è stato inserito un gene, che era un gene che si chiama il gene della beta-galattosidasi, che se si dà un substrato e un enzima che fa diventare questo substrato blu, quindi colora le cellule di blu, e poi è stato iniettato in un'altra blastocisti, l'embrione che si è formato, il feto che si è formato, era un feto chimerico, un po' blu e un po' non blu. La blastocisti che mi è stato iniettato non aveva queste cellule che erano state fatte diventare positive per l'embrione. Quindi vuol dire, queste cellule hanno veramente la capacità di formare qualsiasi tipo di tessuto. Questa tra l'altro è stata la base con cui si facevano fino a 2013, fino a 4 anni fa, 5 anni fa, tutti gli animali geneticamente modificati, perché potendo avere una cellula in laboratorio, una cellula di topo in laboratorio che si propaga indefinitamente, io potevo con l'ingegneria genetica introdurre una modifica a questa cellula, selezionare questa modifica, cioè anche se questa modifica avveniva nel DNA, avveniva in frequenze bassissime, potevo selezionare quell'una cellula su un milione che aveva questa variazione e poi la iniettavo all'interno di un embrione, questo embrione diventava chimerico e andavo a copiare l'animale che veniva fuori con altri animali normali, e se avevo avuto fortuna la variazione genetica è stata a carico di cellule che avrebbero dato origine alle cellule germinali, quindi sarebbe stata passata nella generazione successiva e quindi avrei avuto un animale totalmente geneticamente modificato nella seconda generazione. Vi è chiaro questo concetto? L'anno scorso c'era stato un altro gruppo a San Diego che aveva fatto un embrione chimerico fra un embrione di maiale
e cellule umane. Quella volta era una cellula umana, resisteva all'interno di un embrione di maiale su 1 milione di cellule di maiale, questa volta si era scesi, mi pare, 1 su 10.000. Perché questa cosa è interessante? Questa cosa è interessante perché è per il problema dei trapianti umani, no? C'è un grosso shortage di organi per i trapianti e soprattutto adesso, appunto, come dicevamo ieri, l'uomo invecchia e c'è sempre più bisogno di pezzi di ricambio sostanzialmente, no? Quindi di reni, di cuori, di fegati, di polmoni, di pancreas. E allora una maniera per ottenerli è quella di ottenerli dai maiali. Però se io prendo un organo di maiale e lo metto in un uomo, è stato provato con le scimmie, ecco che addirittura c'è un rigetto acuto immediato, perché ci sono anticorpi naturali nei primati contro delle proteine glicosilate sulla superficie delle cellule di maiale. E allora pazientemente con l'ingegneria genetica si sono creati in questi ultimi decenni dei maiali geneticamente modificati, prima con delezioni di geni che sono fortemente immunogenici e poi addirittura con la sostituzione dell'HLA del maiale con l'HLA umano. Ovviamente non si riuscirà mai ad avere un essere, un maiale che abbia dei reni o dei cuori perfettamente umani. E allora un'alternativa a cui qualcuno sta pensando, molto avveniristica, è quella di dire: se io prendo una cellula staminale umana, la metto in un embrione e poi questa cellula ha la fortuna di diventare il precursore di quello che sarà l'ectoderma che mi forma il rene, ecco allora che riuscirò ad avere un rene umano all'interno di un organismo di maiale piuttosto che un organismo di pecora. Siamo ancora molto lontani da questo, però insomma la prospettiva, e come vi rendete conto, è affascinante da questo punto di vista. C'è che poi obietta e dice: sì, ma se tu invece questa cellula diventa precursore dell'ectoderma che dà origine al cervello, avrai una pecora con un sistema neurale umano? Che è interessante come domanda, no? Però vi rendete conto che insomma noi siamo degli animali biologici e non siamo particolarmente diversi dal punto di vista dei principi biologici da quelli che sono tutti gli altri mammiferi. Quindi è una domanda assolutamente, assolutamente lecita, molto, molto affascinante pensare. Noi arriviamo tutti alla fine, sia la pecora, sia il maiale, sia noi, veniamo tutti da uno zigote e abbiamo tutte queste due copie di informazione genetica e non sappiamo ancora quali siano i programmi, siano differenti per fare il cervello, ma sicuramente è tutto là, cioè sta tutto scritto là, non c'è nient'altro. Quindi molto affascinante. Se io prendo una cellula staminale e invece la inietto direttamente in un organismo adulto, ecco che mi si formano dei tumori. Sono dei tumori che a seconda dell'aggressività si chiamano teratomi o teratocarcinomi, che contengono all'istologia tessuti completamente diversi, no? Per esempio questo è un teratoma con cellule della pelle, con tessuto connettivo, cartilagine, osso, globuli rossi, epitelio, e questi si ritrovano anche negli organismi adulti. Questa viene proprio, è un pezzo chirurgico, quindi un teratoma asportato dalla clinica chirurgica qui a Catinara, e sono tessuti in cui uno riesce a vedere pezzi di osso, pezzi di denti addirittura, eccetera, e sono residui embrionali di cellule embrionali staminali del paziente che per qualche motivo non si sono differenziate in maniera appropriata durante lo sviluppo e quindi progressivamente sono cresciute e alla fine formano delle masse che ovviamente devono essere tolte. Molti di questi hanno anche bassi livelli di malignità e possono essere rimossi. Però questo è da testimoniare che queste cellule veramente riescono a diventare qualsiasi tipo di tessuto. Questo è un esempio di un altro topo chimerico. Vedete, qui era un topo, una cellula IS di un topo nero messa in una blastocisti di un topo bianco, e si vede subito dalla chiazza che queste cellule possono diventare qualsiasi cosa. La cosa più interessante è che io posso coltivare queste cellule in laboratorio indefinitamente, però per coltivarle devo mantenerle in condizioni in cui mantengono la loro staminalità, quindi devo aggiungere dei fattori di crescita e togliere degli altri fattori di crescita che stimolano il mantenimento della staminalità. Il più importante di questi si chiama LIF, Leukemia Inhibiting Factor, che senza il quale le cellule tendono spontaneamente a differenziarsi. O viceversa, se tolgo il LIF e aggiungo fattori di crescita specifici, posso indirizzare queste cellule a diventare qualsiasi tipo cellulare in laboratorio, no? Per esempio,
qui, questi sono vecchi esperimenti in cui riesco a ottenere da queste cellule cellule di osso, cellule di cartilagine, cellule di muscolo, cellule di cuore, ma viceversa se uso altri fattori di crescita, neuroni e così via. Quindi io posso utilizzare queste cellule per farle diventare qualsiasi tipo cellulare che desidero in laboratorio. Questa cosa era nel topo e ci sono voluti 17 anni perché si riuscisse a fare la stessa cosa nell'uomo, ma il problema non era concettuale, era esclusivamente tecnico, cioè la maniera in cui si coltivano le cellule staminali embrionali umane è diversa da quella in cui si coltivano le cellule staminali embrionali di topo. Ci è riuscito per la prima volta un ricercatore che si chiama Thompson nel 98, ma ha fatto esattamente questo, cioè ha preso un uovo, l'ha fertilizzato in laboratorio, portato avanti fino alla blastocisti, ha disgregato la massa cellulare interna, l'ha tenuto in laboratorio, poi ovviamente non poteva fare un uomo chimerico, però in laboratorio ha dimostrato che queste cellule possono diventare neuroni, midollo, osseo, pelle, piuttosto che cellule di cuore. La differenza è sostanzialmente che le cellule embrionali staminali non rispondono al LIF, quindi non è il LIF la molecola chiave per mantenere la staminalità, ma hanno bisogno di altri requirement di cultura. Beh, è soltanto un dettaglio tecnico, cioè vuol dire non c'è nulla di biologico che osti all'ottenimento di cellule staminali embrionali umane. Perché tutto questo è straordinariamente affascinante? Beh, perché ovviamente abbiamo detto che c'è bisogno di rigenerare tessuti nell'uomo, e allora uno può facilmente pensare di prendere un uovo da un donatore, uno spermatozoo da un donatore, e avere un uovo fecondato, ottenere la blastocisti, distruggere la blastocisti, ottenere un miliardo di cellule e poi fare in modo che queste cellule diventino il tipo cellulare che a uno interessa e iniettare queste cellule all'interno del paziente per rigenerare i suoi tessuti rovinati, no? Quindi approccio molto semplice, e questa cosa funziona in maniera perfetta dal punto di vista sperimentale. Vi faccio vedere un esperimento nostro nel topo. Queste sono cellule embrionali staminali di topo che in laboratorio abbiamo fatto diventare cellule di cuore. Sono cellule di cuore perché esprimono un marcatore che è l'alfa-actinina, che le marca in rosso, vedete, sono tutte molto positive, e soprattutto vedete che queste cellule formano un tessuto contrattile. Allora il cuore si contrae ritmicamente perché è un sincizio elettrico, perché tutti i cardiomiociti sono accoppiati l'un l'altro con delle gap junction che fanno passare il segnale elettrico in maniera sincrona. C'è una proteina che si chiama connessina 43 che ha esattamente questo ruolo, e queste cellule sono differenziate, esprimono connessina 43. Se uno fa un infarto in un topo e poi impianta queste cellule coltivate in laboratorio, ha rigenerato il cuore, cioè riesce a rigenerare il cuore. E questo è esattamente quello che sta facendo un gruppo di ricerca adesso a Seattle. Lui si chiama Chuck Murray, e lui ha fatto questo esperimento qua e sta portandolo avanti adesso verso la sperimentazione clinica. Questo l'ha fatto un po' di anni fa, nel 2014, ma recentemente, in cui ha fatto un grosso infarto in una scimmia, ha coltivato un miliardo di cellule embrionali staminali umane, questo miliardo l'ha fatto diventare un miliardo di cardiomiociti, e questi cardiomiociti li ha impiantati nel cuore della scimmia infartuata, e questi hanno rigenerato una porzione di cuore. Vedremo che ci sono dei problemi per questo tipo di approccio quando parleremo venerdì di terapie per l'infarto del miocardio e lo scompenso cardiaco, però questa rappresenta la sperimentazione su un animale, un primate non umano, più avanzata in questo momento. Noi collaboriamo con lui per trovare dei fattori che riescano ad aumentare quello che si chiama l'engraftment di questi cardiomiociti, cioè per far ritenere nel cuore più cardiomiociti. Abbiamo screenato 1200 fattori umani diversi e abbiamo trovato alcuni che riescono a mantenere i cardiomiociti in sede invece di farli lavar via al primo battito del cuore quando vengono trapiantati. Vi ricordavo però che non si possono iniettare cellule staminali nell'uomo, perché queste formano nell'organismo adulto in generale, perché in realtà queste non differenziano spontaneamente ma formano teratomi o teratocarcinomi, no? Questo anche è una diapositiva che mi ha regalato Chuck Murray, e praticamente vedete impiantando cellule embrionali staminali, in realtà lui aveva impiantato cardiomiociti ma c'erano ancora alcune cellule che non si erano differenziate completamente, ha formato nel cuore dei grossi teratomi. L'altro problema, gli altri due problemi grossi
di questo tipo di approccio sono uno di ordine medico e uno di ordine etico. Se io faccio questo tipo di approccio, in realtà ottengo delle cellule che provengono da uno spermatozoo, da un uovo, che sono di due donatori, cioè sono diversi dal paziente. E quindi di fatto hanno un RNA diverso, quindi io devo trattare questi terapia cellulare con cellule derivate da cellule embrionali staminali come fossero del trapianti d'organo da donatore, quindi in pratica devo immunosopprimere permanentemente il ricevente. Questo embrione non è mai arrivato, non arriva mai in un utero. Questo embrione arriva semplicemente allo stadio di una sferetta di 155 cellule, ma potenzialmente, se andasse in un utero, darebbe origine a un nuovo organismo. E quindi la discussione è se uno stia creando della vita o distruggendo della vita. E non voglio entrare molto nel dettaglio su questo, insomma c'è un grosso dibattito etico, lascio a voi la decisione se questo abbia senso o no. Per me mi sembra una che vuol dire sia una morale anche religiosa basata sulla non conoscenza della biologia, cioè dal mio punto di vista, voglio dire, una cellula della blastocisti è una cellula che non ha niente di diverso da qualsiasi altra delle 10-14 cellule del mio corpo, se non che sta mettendo in atto un programma genetico diverso da quella di tutte le altre, che tra l'altro noi possiamo, come vedrete, fra un attimo manipolare a piacimento. Quindi questa è la mia posizione personale, ma insomma se volete ne discutiamo dopo. Dal punto di vista storico, vi ho promesso che vi davo un po' una prospettiva anche storica di questo. Quando c'era Bush, di questa cosa non se ne parlava negli Stati Uniti, arriva Obama immediatamente liberalizza la sperimentazione sulle cellule embrionali staminali e nel 2009 parte la prima sperimentazione di una company che si chiama Geron, che voleva rigenerare il midollo spinale. Problema ovviamente grossissimo, soprattutto delle persone che hanno avuto incidenti con traumi spinali, per cui rimangono sostanzialmente paralizzati in sedia a rotelle, con gravità della problematica dipendente dal livello in cui c'è stata la lesione. Terapie disponibili, zero. Allora lì l'idea era di rigenerare il midollo spinale, perché c'erano degli esperimenti fatti nei ratti, in cui i ratti resi paralitici da un danno al midollo, se venivano iniettati con cellule staminali embrionali differenziate in motoneuroni, questo si può fare in laboratorio, queste riuscivano a rigenerare il midollo e a far camminare questi ratti. Questa Geron si imbarca in una sperimentazione clinica, fa un 4 casi di pazienti, non se ne sa più niente per un po' di anni, dopodiché dichiara pubblicamente di abbandonare completamente il progetto e è passata a fare terapia del cancro. Le sue quotazioni in borsa sono crollate da un giorno all'altro e di fatto il problema è che questa cosa non funziona. Cioè, difficile pensare che iniettando 10 milioni di neuroni ottenuti da cellule embrionali staminali umane si riesca a rigenerare il midollo, meglio, facile anche pensare che si rigeneri il midollo, ma è molto più difficile pensare che questi neuroni, il midollo come struttura, che questi neuroni emettano degli assoni che riescano a ripercorrere il percorso di nervi che sono stati danneggiati anni prima e per di più facendo percorsi di molte decine di centimetri fino ad arrivare esattamente al muscolo che dovrebbero innervare, cioè vuol dire è un tipo di applicazione voglio dire, dal punto di vista emotivo comprensibile per il problema dei ragazzi che hanno avuto incidenti stradali, che sono sulla sedia a rotelle, ma dal punto di vista medico too demanding, troppo difficile da riuscire a tenere e ottenere. Invece quello che potrebbe essere più facile da ottenere è la rigenerazione di organi semplici come l'occhio, no? La retina è un organo che è molto self-contained, sta in una superficie molto piccola, molto facilmente accessibile, ha sostanzialmente un numero piccolo di cellule e poi ha la caratteristica che se uno innesca il differenziamento retinico in laboratorio, addirittura in una provetta si riesce a, con una capsula di cultura, si riesce a ricreare la formazione della coppa retinica, cioè lo sviluppo della retina è un programma che è un po' isolato dal resto dell'organismo che si riesce a riprodurre anche in laboratorio. E quindi c'è la speranza che iniettando cellule staminali, cellule di retina ottenute da cellule embrionali staminali, si riesca a rigenerare la retina. Allora, questa cosa è cominciata nel 2012 nel New England, mi pare Massachusetts, e il
le prime sperimentazioni sono andate bene, questa cosa è andata avanti con una sperimentazione portata avanti da una company che si chiama Advanced Technology, con una tecnologia appunto di creazione di cellule retiniche da cellule embrionali staminali, e cerca di rigenerare la retina in una delle patologie legate alla age-related macular degeneration, alla degenerazione maculare senile di forma non wet. La degenerazione maculare senile, vi ricordate, ha due forme grosse: una è sudativa, che è dovuta a ipersecrezione di VGE, formazione dei vasi sanguigni, e una invece secca, mi pare che si chiama in italiano, che è, non volevo tirarmela, ma non so veramente come si dice in italiano, comunque secca, che invece è legata proprio a un difetto probabilmente intrinseco della retina, per cui di fatto si perdono cellule retiniche, e questa è una maniera per ricrearle. Questo è del 2014, se non sbaglio. Io non ho notizie ulteriori di questa sperimentazione, se non che nei corridoi dei meeting sembra che questi pazienti, insomma, non recuperano la vista al 100%, però sicuramente abbiano un improvement molto significativo della loro capacità, della loro capacità visiva. Se ce lo possiamo dimenticare, è molto interessante. Un concetto importante che deriva da questi studi è cercare di capire cosa sia questo programma biologico che mantiene la staminalità delle cellule. Ed è un programma in cui adesso noi sappiamo che c'è l'attivazione di una serie di fattori di trascrizione all'interno del nucleo. Il principale di questi fattori, tutti questi tre sono importanti, ma il principale di questi si chiama NANOG, ed è un fattore di trascrizione che controlla tutta una serie di geni che sono espressi nella cellula embrionale staminale. E questo è stato trovato da un paio di gruppi, facendo un esperimento molto semplice. Cioè, questi hanno preso, hanno costruito una library di cDNA di cellule embrionali staminali. Quindi una library cosa vuol dire? Che prendono l'RNA di una cellula embrionale staminale, tutto l'RNA di una cellula embrionale staminale, quindi tutti i trascritti che ci sono, lo convertono in cDNA e poi tutti insieme questi fattori li clonano in un plasmide, in un vettore, un vettore virale in questo caso. Quindi hanno una library di tutti i trascritti che stanno in una cellula embrionale staminale. Poi prendono delle altre cellule embrionali staminali coltivate con il LIF e tolgono il LIF, ma trasfettano queste cellule con la library e vanno a cercare se esiste un fattore all'interno di quelli espressi nelle cellule embrionali staminali che mantiene le cellule come staminali anche in assenza del LIF. Quindi le cellule diventano indipendenti dal LIF e trovano che questo fattore è NANOG, cioè quindi overesprimendo NANOG la cellula rimane staminale, quindi NANOG è il fattore principe che mantiene la staminalità insieme anche a questi altri due. Quello che viene fuori da questi studi, adesso c'è una biologia molecolare in cui potremmo fare ore e ore corsi di lezione, è molto molto interessante, però secondo me in questo contesto quello che è interessante soltanto ricordare è che di fatto l'identità di una cellula, di un tipo cellulare, quindi le cellule embrionali staminali sono un tipo cellulare, come un tipo cellulare, il cardiomiocita, linfocita o il neurone, l'identità di una cellula è sempre legata ai fattori di trascrizione che questa cellula esprime. Quindi quello che definisce una cellula sono i fattori di trascrizione, e ne consegue che cambiando i fattori di trascrizione uno può anche cambiare l'identità di una cellula. Quindi avere questi tre fattori significa avere una cellula con proprietà staminali. Bene, allora, questo è il nostro diagramma preferito, quindi abbiamo detto le cellule nei vari stadi di differenziamento e il fatto che ci siano proprio programmi genetici che definiscono ciascuna cellula, quindi geni che vengono espressi che definiscono il programma di ciascuna cellula. Adesso abbiamo aggiunto il concetto che questi geni sono espressi perché rispondono a determinati fattori di trascrizione, quindi abbiamo spostato il problema su un livello diverso. Quindi questi geni verdi sono accesi perché per esempio c'è NANOG. Se questo è un cardiomiocita, questi geni sono accesi perché ci sono quattro fattori di trascrizione del cuore, non so, si chiamano MEF2C, NKX2.5 e altri, che accendono quei geni e non altri. Allora, il problema è capire come si riesce a
manipolare questo tipo di programma, no? Cioè, vuol dire, sempre una serie di programmi biologici, come potrei pensare di ottenere cellule embrionali staminali se non attraverso la fecondazione, no? Allora, questo è un problema che in realtà la natura ha risolto in maniera molto diversa, no? Perché, per esempio, se io prendo una carota e prendo un pezzettino di carota, lo metto in cultura, questo è uno stimolo alle cellule per proliferare, e dopodiché io posso separare queste cellule in singole cellule, prendono ciascuna cellula e la metto in condizioni in cui ciascuna singola di queste cellule mi dà origine a una nuova carota. Quindi vuol dire che la carota ha un programma che fa sì che queste siano cellule della carota matura, ma in opportune condizioni queste cellule tornano indietro nel loro programma differenziativo contro le valli e le colline di Waddington, no? Il landscape di Waddington, riescono a tornare indietro, trasformarsi in una cellula embrionale staminale e rifare una carota. E questo vale per moltissime piante, no? Cioè, e ovviamente non vale per i mammiferi, cioè c'è una pubblicità ingannevole, bestiale, no? che gira sui giornali, è girato per tanti anni, in cui dice: prova questa cremina che viene dalle piante perché contiene cellule staminali delle piante, con estratti di cellule staminali delle piante. Come se uno, mettendo sulla pelle un estratto di cellule staminali delle piante, facesse qualcosa alle proprie cellule staminali, ma non esistono, perché le piante utilizzano meccanismi completamente diversi per la loro riproduzione. E però negli anni 80 un ricercatore che si chiama John Gurdon, che adesso sta a Oxford, aveva fatto un esperimento di questo tipo. Cioè, lui aveva preso un rospo, il rospo è Xenopus levis, un organismo che si usa molto in laboratorio, e aveva preso delle cellule della pelle, e aveva preso il nucleo delle cellule della pelle, e quindi il nucleo, quindi l'informazione genetica, quindi la cellula della pelle è una cellula super specializzata, e aveva messo questo nucleo all'interno di un oocita prelevato da una rospa femmina, no? Xenopus si usa moltissimo perché dà degli oociti molto grandi che si vedono bene al microscopio, possono essere microiniettati, manipolati, e praticamente si fanno super ovulare le femmine se hanno una grande quantità di oociti a disposizione. Quindi lui aveva preso il nucleo e l'aveva messo dentro questo oocita, avendo eliminato prima il nucleo dell'oocita, e aveva visto che questo nucleo riusciva a tornare indietro nel proprio programma biologico e a innescare il programma biologico dell'embrione, e quindi a fare un nuovo organismo. Allora, John Gurdon è una persona affascinante, adesso avrà fra 80 e 90 anni, ma è uno dei ricercatori più brillanti che ci sono stati in embriologia da sempre. Ha vinto il premio Nobel nel 2012 per queste scoperte, e lui ha ogni mercoledì, pur essendo il direttore di un istituto, l'istituto tra l'altro porta il suo nome adesso, e lui non voleva vedere nessuno, ma stava sul bancone con le sue mani a continuare a fare esperimenti fino a pochi anni fa, quindi fino a dopo 80 anni, fino ad aver vinto il premio Nobel, forse anche dopo. Quindi un personaggio assolutamente carismatico della ricerca. Tutto questo si pensava fosse impossibile per le cellule di mammifero, finché improvvisamente, dal nulla, senza che nessuno dei circoli biologici così più sofisticati immaginasse, un gruppo di veterinari in Scozia pubblica di aver fatto praticamente lo stesso esperimento di Gurdon, ma di averlo fatto con una pecora, e di aver creato una pecora che era stata chiamata Dolly. Era il 1997. Questo è un centro molto interessante a Edimburgo. Non so se qualcuno di voi è stato a Edimburgo. Edimburgo ha una grossa università storica, e poi in periferia hanno costruito un grossissimo campus che è dedicato proprio alla medicina rigenerativa, in cui sono dei edifici che stanno ancora finendo di costruire, ma insomma c'è una grossa iniziativa di medicina rigenerativa in tutti i campi, e vicino a questo c'è un istituto che si chiama il Rosling Institute, che adesso è parte dell'università, e quella volta era un istituto pubblico-privato che si occupava di tecnologie, anche genetiche, per scopi zootecnici. Quindi lo scopo era quello di cercare di ottenere in via scientifica le mucche migliori, le pecore migliori, i cavalli migliori, e anche quindi di provvedere alla maniera di farli riprodurre in maniera da garantire delle specie che avessero anche un contenuto importante di,
di qualità economica. Quindi Gordon cosa aveva fatto? Aveva fatto proprio l'esperimento, questo veterinario si chiama Jan Wilmuth. Pensate che Jan Wilmuth, che ha fatto la pecora Dolly, non ha vinto il premio Nobel perché alla giuria dell'Accademia delle Scienze svedese hanno detto no, perché lui effettivamente ha fatto la pecora Dolly, però l'esperimento era stato fatto nei rospi prima da Gordon, quindi non gli diamo il premio Nobel. C'è stata una rivoluzione, lettere di complaints, eccetera, perché lui veramente lo meritava, perché questo è stato la pecora Dolly è stata una scoperta, una landmark discovery nella scienza. Lui cosa ha fatto? Ha preso una pecora, ha preso una cellula della ghiandola mammaria, quindi una ghiandola, una cellula molto specializzata, una cellula che sa fare il latte, e le proteine del latte, e quindi ha preso il nucleo di questa cellula, poi ha preso un'altra pecora, una specie diversa, per distinguerle, questa era bianca, questa era nera, ha preso un uovo da questa pecora, ha succhiato con una pipetta via l'uovo, quindi quest'uovo era rimasto una specie di sacchettino vuoto con un citoplasma, importante che però sia un uovo, perché nel citoplasma c'è qualcosa che ancora noi non sappiamo cosa sia, e poi ha messo a contatto il nucleo di questa cellula con questo sacchettino e ha dato una scossa elettrica di alto voltaggio per pochi secondi. Vi ricordate, vi ho parlato ieri dell'elettroporazione. Facendo così si depolimerizza la membrana cellulare, il nucleo entra all'interno della cellula e qui è successo qualcosa per cui questo nucleo della cellula specializzata in realtà ha due copie del patrimonio genetico della pecora, una che derivava dal padre di questa pecora e una che derivava dalla madre di questa pecora, e invece di pensare di essere un nucleo in cui queste due copie di patrimonio genetico vengono utilizzate per fare le proteine del latte, ha pensato di essere uno zigote e quindi ha cominciato lo sviluppo come zigote, e quindi una cellula, due cellule, quattro cellule, è arrivata alla blastocisti. Wilmuth prende la blastocisti, la impianta nell'utero di una terza pecora. Uno su 243 o 247 tentativi nasce la pecora Dolly. È la prima volta che si dimostra che questo landscape di Waddington, che è tutto in discesa, in realtà può essere revertito completamente. La metafora con cui a me piace descrivere questo è come se voi andaste in un negozio e compraste un computer nuovo, no? Prendete il computer nuovo, lo attaccate a corrente, questo computer ha un hard disk grandissimo e dentro l'hard disk ci sono caricate un enorme numero di applicazioni, no? Quindi voi lo attaccate alla corrente, accendete il pulsante di start e il computer comincia a caricare le routine di caricamento del sistema operativo, carica il sistema operativo e voi a quel punto dice "Mo, adesso comincio a usarlo e voglio per esempio fare un grafico con i miei dati". Quindi aprite Excel, mettete dentro i vostri dati, all'interno di Excel cercate il subprogramma dei grafici e vi fate un bellissimo istogramma. E dopo dell'istogramma dite "Ma no, voglio fare l'istogramma, voglio fare una pie chart", vi fate una pie chart, eccetera, o cambio le linee, cambio i colori, eccetera, e dice "Boh, adesso mi sono stufato, voglio guardare la posta". E vi ritrovate che non potete farlo. Cioè voi potete continuare a usare quel computer fantastico soltanto per farvi quei vostri grafici, ma nonostante nel programma, nell'hardware ci sia tutto e nonostante il computer sia super potente, voi quel computer lo potete usare soltanto per quello. Cosa fa Wilmuth con questa scossa elettrica mettendo il nucleo nell'uovo? Stacca la spina e la riattacca e quindi il computer riparte e può fare qualsiasi altra cosa. Esattamente quello che avviene con la clonazione. Questa si chiama clonazione per trasferimento nucleare, quindi questa procedura praticamente resetta l'informazione genetica. Nei computer di una volta c'era il tasto reset in cui si faceva esattamente quello, invece di staccare la spina si rifaceva ripartire il computer. La cosa è assolutamente affascinante, nessuno ci crede all'inizio, però andando a vedere andando ad analizzare le sequenze variabili del DNA di Dolly si vede che effettivamente sono diverse sia da quelle della madre surrogata, cioè quelle in cui la blastocisti era stata impiantata nell'utero, sia da quelle da cui proveniva l'uovo, cioè il DNA è esattamente lo stesso di quella della madre che ha donato della pecora che ha donato la cellula della ghiandola mammaria. C'è chi analizza c'è chi cerca di riprodurre questa cosa in altre specie e ci riesce con relativa facilità. Quindi prima compaiono vitelli
in un centro del Massachusetts, poi in un'università alle Hawaii, in cui c'è anche un coinvolgimento di un ricercatore italiano, vengono fatti i primi topi clonati, vengono analizzati, vengono fatte le prime capre clonate, vengono fatti i primi maiali clonati. Questo ha grossa rinomanza e grossa importanza, perché immaginate di nuovo nel problema di xenotrapianti di fare un grosso investimento in cui togliete 5 geni a un maiale e ne aggiungete altri 5 di origine umana, e poi avete questo maiale fantastico che potrebbe essere usato per i trapianti, ma per farlo riprodurre dovete incrociarlo con un altro maiale e nessuno vi può garantire il risultato di questo incrocio. La bellezza della riproduzione attraverso l'accoppiamento è proprio il rimescolamento dei caratteri genetici, che è la base del successo evolutivo delle specie che si accoppiano, no? Invece qui avete sempre la stessa specie con la clonazione che vi porta avanti, ma in questo caso voi potete avere tante copie esattamente identiche dello stesso maiale. Vengono fatti i primi conigli clonati, vengono fatti i primi gatti clonati, e ovviamente in questo processo di clonazione l'animale clonato è esattamente identico all'animale di partenza del donatore del nucleo, però i mitocondri, il DNA dei mitocondri è quello invece del donatore dell'uovo, quindi tecnicamente i mitocondri sono diversi, ma i mitocondri insomma incidono molto poco dal punto di vista quantitativo nel DNA totale, e poi l'unico problema medico dei mitocondri sono delle rarissime sindromi che sono legate al danno al DNA, a mutazione del DNA mitocondriale, ma insomma è praticamente irrilevante, per cui dal punto di vista dell'organismo è bene concludere che l'organismo clonato è esattamente geneticamente identico all'organismo di partenza. Quindi si sparge in giro per il mondo, anche riportato dai media per il lay public, l'idea che la pecora d'oli sia nata vecchia, cioè che la pecora d'oli abbia i telomeri più corti e che quindi sia destinata a vivere di meno, cioè che la clonazione non resetta l'orologio biologico. In realtà poi si va a vedere con più attenzione la lunghezza dei telomeri, lo fa stesso Wilmuth e altri, la pecora d'oli ha i telomeri identici a una pecora della stessa età, difatti una pecora vive circa una decina d'anni, 10-12 anni, la pecora d'oli è vissuta poi alla fine 10 anni, è stata addirittura è stata sacrificata dai veterinari perché soffriva per una serie di malattie degenerative, però era vissuta come una pecora normale. Nell'opinione pubblica però rimane questa idea che la pecora d'oli sia stata più vecchia, ma è totalmente falsa, cioè tutti gli animali clonati hanno la stessa aspettativa di vita degli animali ottenuti per via naturale. Questa cosa è stata vista anche nei vitelli. Sono state proposte applicazioni le più svariate, per esempio una di queste è interessante, proposta la clonazione per riuscire a salvare le specie in qualche maniera destinate all'estinzione, no? È stato provato per esempio che se uno prende, è stato fatto con un animale qui in Sardegna, no? Un muflone, anche nelle prime 24 ore dopo la morte, se prende una cellula, se prende il nucleo e si mette in un uovo di un bovino in questo caso, e praticamente questo dà origine a un nuovo organismo. Su uno degli ultimi numeri, non mi ricordo che rivista, leggevo che questa cosa qua adesso viene applicata per ricreare in laboratorio i rinoceronti, no? Che sono stati sterminati dalla caccia al corno, che così in Africa in certe culture si pensa abbia funzioni afrodisiache, quindi questo ha portato allo sterminio dei rinoceronti. Questa clonazione per nuclear transfer può ridare origine a nuove specie. Molto interessante, no? Questo tipo di applicazione, però ovviamente molto 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 di nicchia. Vedete per esempio addirittura riuscire a rimettere in vita una specie estinta partendo da resti che sono congelati. C'è un laboratorio di Harvard che ha dell'interesse a ricreare dei mammut prendendo DNA dei mammut e cercando di ricostruire un mammut utilizzando le uova degli elefanti e così via, no? Enorme successo invece l'ha avuto, lo sta avendo, per la creazione di animali da compagnia,
ci sono dei business straordinari negli Stati Uniti e in Gran Bretagna di aziende che propongono la creazione di copie geneticamente identiche del vostro cane o del vostro gatto preferito. Grande utilizzo anche in zootecnia, tanto che per esempio questa è la Gazzetta dello Sport, la federazione equestre internazionale consente adesso di far gareggiare i cavalli clonati. Voi avete speso milioni di euro per riuscire ad avere il cavallo perfetto e siete costretti a un certo punto della sua carriera a utilizzarlo come stallone, sperando che qualcuno dei suoi figli possa diventare buono come il padre. Beh, perché far questo? Cioè, con la clonazione potete avere il cavallo esattamente identico geneticamente a quello di partenza. Si può usare questa cosa per l'uomo? Tecnicamente si può, vedrete fra un attimo che è stato fatto, ma di fatto non ha senso ottenere esseri umani in questa maniera. Primo perché la tecnologia è assolutamente inadeguata, al di là degli aspetti morali ovviamente, la tecnologia è assolutamente inadeguata, tanto che questo Jan Wilmuth che dice stiamo attenti a fare questo tipo di applicazioni, tanto che la piccola Dolly era nata una su 243 tentativi diversi, quindi già questo vi dice che è praticamente impossibile fare questo tipo di applicazione. Però c'è un interesse invece a farlo nelle specie umane per la medicina rigenerativa. Allora la gente ci si è buttata fin dall'inizio a cercare di farlo e questa cosa è risultata essere molto molto difficile. Cioè, è stato cercato all'inizio di clonare scimmie col nuclear transfer e la gente non ci riusciva. Questo era un articolo su Science del 2003, quindi 6 anni dopo Dolly, e addirittura diceva guardate, quando io faccio il nuclear transfer ci sono delle barriere che poi impediscono che il DNA si venga replicato e i cromosomi si segreghino in maniera perfetta, finché improvvisamente, questa parte un po' anche della storia, no, è molto interessante, un gruppo sudcoreano capitanato dal dottor Fok Suk Hwang pubblica su Science nel 2014 questo articolo che dice guardate, io sono riuscito a ottenere una blastocisti umana e quindi cellule embrionali staminali umane partendo dalla clonazione e modificando un po' la tecnica che aveva usato Wilmuth. Questa è la prima volta che si dimostra la clonazione umana. Questo Fok Suk Hwang diventa un eroe nazionale. Lui praticamente compariva in televisione vicino al presidente della Corea del Sud, viaggiava in prima classe con la Korean Air, gli hanno costruito un grosso palazzo per fare questo tipo di studi a Seul, finché cade completamente in disgrazia perché una delle sue ricercatrici fa una denuncia per cattivo comportamento etico suo, in quanto costringeva le sue studentesse di dottorato e le sue collaboratrici a donare gli ovuli. Allora, donare gli ovuli è qualcosa che si fa correntemente per scopi medici nelle cliniche della fertilità, però sottoporre una collaboratrice a una procedura di trattamento ormonale, all'ottenimento degli ovuli, che è una procedura intensiva, invasiva, eccetera, ovviamente era molto, molto non etico. Quindi viene nominata una commissione di inchiesta sul suo comportamento. Questa commissione d'inchiesta verifica che è tutto vero, che si comportava così, ma verifica anche che tutti i dati erano completamente inventati. E quindi lui cade in disgrazia, l'articolo viene ritirato. Quella era una fotocopia dell'articolo quando valeva, e questo poi se guardate su Science adesso c'è scritto proprio "This article has been retracted". E questa cosa va avanti, lui cade in disgrazia, the rise and fall, e poi però risale perché fonda una company che clona i pets, che clona i cani in California. Il primo cane che clona è, non so che razza sia questo, è questo Snoopy, e questa company è talmente successo che adesso per 66.000 sterline potete avere una copia identica del vostro cane. Se guardate sul sito web ci sono addirittura istruzioni su come mantenere fresche i tessuti del cane anche se il cane è già morto, basta che sia morto da entro 48 ore, vi dicono come metterlo in frigo, poi prelevare i tessuti, mandarglieli.
Se volete una copia di questo cane lupo qua, questo cane che si chiama Tracker, ed era il cane che ha salvato un sacco di vite umane durante la tragedia delle torri, no? September 11, e lui è stato clonato, c'erano 5 cuccioli che poi sono stati propagati e per $100,000 si riesce ad avere una copia di questi cuccioli esattamente identici a Tracker. Nessuno si azzarda più a vedere se la clonazione umana è possibile finché non lo fa nel 2013 un gruppo che studia i primati nell'Oregon e praticamente sviluppa una tecnologia per cui si riesce proprio a fare nuclear transfer nell'uomo, quindi non c'è niente che vieti di fare clonazione umana. E se avete seguito le news qualche settimana fa, 24 gennaio 2018, un laboratorio cinese a Shenzhen, mi pare, creato le prime due scimmie con la clonazione, quindi esattamente la stessa tecnologia di Dolly, per questo caso per creare le scimmie. Quindi non c'è nessun motivo per cui questa cosa veramente non si faccia assolutamente nell'uomo. Non c'è nessun senso per fare esseri umani, soprattutto perché l'efficienza è bassissima e poi addirittura tantissimi animali che avvengono con la clonazione sono proprio animali malati, cioè, tanto che c'è una nuova sindrome che è stata coniata proprio con un nuovo nome che si chiama Large Offspring Syndrome, cioè sindrome della progenie grande, dove tutti gli animali che nascono hanno anormalità placentali, il feto che cresce moltissimo, quindi nascono proprio grandi, e poi un'alta incidenza di mortalità. Vedete, questo è un topo di partenza che ha donato il proprio genoma, e questi sono due topi che hanno lo stesso genoma ma sono nati con la clonazione. Vedete, sono proprio bestie molto molto più grandi. E se guardate l'efficienza nelle diverse specie, quindi vitelli, pecore, capre, maiali e topi, l'efficienza è sempre non superiore al 5%, 4%, 7%, quindi insomma impossibile pensare. Tutti hanno tutta una serie di anomalie che vedete elencate qua, no? Quindi impossibile pensare di usare questa cosa per la clonazione umana. Però invece potete pensare di utilizzarla per questa cosa qua. Cioè, immaginate di avere un paziente di 70 anni che ha avuto un'insufficienza epatica acuta, per cui ha il fegato con gli epatociti che gli sono morti. E questo paziente è morto se non fa un trapianto di fegato, non ha altre possibilità di vita, sostanzialmente non c'è niente che possa essere fatto. Però voi da questo paziente potreste prendere una cellula della pelle, una cellula del sangue, prendere il nucleo di questa cellula, metterlo all'interno di un uovo di una donna donatrice, dare questa mitica scossa elettrica, trasformare questa cellula in una blastocisti, quindi uno zigote che poi diventa una blastocisti, disgregare le cellule delle blastocisti, ottenere 1 miliardo di cellule embrionali staminali, convertirle in 1 miliardo di epatociti, riniettare questi epatociti nel paziente e l'avete curato. È come se questo paziente 70 anni prima, quando era lui una blastocisti, qualcuno con una pinzetta avesse preso una cellula della blastocisti, l'avesse messa in una provetta in frigo e l'avesse tirata fuori in quel momento. Cioè, vi rendete conto che con questa tecnologia avete risolto completamente il problema del rigetto, perché queste sono le cellule del paziente, semplicemente attraverso il trasferimento nucleare avete cambiato il programma biologico che seguono queste cellule, quindi esse invece di essere cellule della pelle diventano cellule dell'embrione e dall'embrione diventano epatociti, ma sono sempre quelle cellule con quell'informazione genetica là di cui semplicemente avete cambiato i geni che si utilizzano. Quindi non ci sono esseri umani, non ci sono uteri, non c'è assolutamente niente, ci sono soltanto cellule che crescono in laboratorio. Secondo me questo è anche un grosso challenge alla morale religiosa, no? Perché dice, immaginate di fare un esperimento in cui invece prendete una cellula un fibroblasto, fate il trasferimento nucleare, ottenete una blastocisti, impiantate una blastocisti in un utero e ottenete un uomo. Quando in questo processo arriva l'anima, arriva la sacralità, eccetera? Cioè, state facendo semplicemente dei giochini biologici con la singola cellula. Io ho provato a parlare di queste cose con molti
religiosi che si occupano dei problemi etici, però non riescono ad afferrare il senso biologico di questa cosa. Cioè, è uno di quei settori in cui la biologia va talmente veloce che la morale, l'etica e quella religiosa ancora di più fanno molta fatica a star dietro. Ok, vi risparmio queste cose qua. Ovviamente la cosa affascinante che rimane da capire è che io ho usato dei termini misteriosi, ho detto la mitica scossa elettrica, succede qualcosa per cui cambia il programma biologico, e quindi queste scoperte hanno in realtà proprio aperto la strada in maniera straordinaria a cercare di capire cosa stesse succedendo di biologici, cioè dove stanno questi programmi biologici, cosa sono in termini molecolari, no? Evidentemente c'è qualcosa che ha a che fare col fatto che è un uovo, perché se voi fate trasferimento nucleare in altri tipi cellulari questo non avviene, quindi c'è una funzione che sta all'interno del citoplasma dell'uovo, no? E c'è una funzione di riprogrammazione, ma cosa vuol dire riprogrammare? Cosa vuol dire rimodellare il nucleo? E la cosa è diventata ancora più affascinante quando è comparso sulla scena questo signore. Questo signore ha un'altra storia affascinante, si chiama Shinya Yamanaka e ha vinto lui, anche lui, il premio Nobel nel 2012 insieme a John Gurdon. E lui è un chirurgo ortopedico che a 42 anni si è rotto le palle di riparare caviglie, anche spalle, mettere protesi di femore, protesi d'anca e così via. Dice: io voglio fare qualcosa di importante per l'umanità. E da chirurgo ortopedico si trasforma in un biologo molecolare e dice: io voglio provare a vedere se prendo un fibroblasto e riesco a trasformare un fibroblasto direttamente in una cellula embrionale staminale. E lui prende 21 fattori di crescita che sono espressi nelle cellule embrionali staminali. Vi ricordate, l'identità delle cellule staminali embrionali è legata, di qualsiasi cellula, è legata ai fattori all'identità dei fattori di crescita che si esprimono. Ne prende 21 e da buon giapponese Yamanaka, sta a Kyoto, fa tutte le combinazioni possibili e immaginabili e trova un cocktail di 4 fattori. Si chiamano OCTER4, SOX2, CIMIC, KLF4, non c'è NANOG tra l'altro, è interessante, no? Che trasferiti all'interno di un fibroblasto utilizzando dei vettori retrovirali, lui a quel tempo usa i vettori di Moloni, no? Vi ricordate quelli dell'ADA, delle prime sperimentazioni dell'ADA o di Jim Markin, li mette all'interno del fibroblasto e trasforma un fibroblasto in una cellula embrionale staminale, cioè una cellula che da teratomi, se viene iniettata in vivo, in cui si possono differenziare tutte le cellule dei 3 foglietti germinali in laboratorio, e all'inizio nessuno gli crede, questo qua non lo conosceva nessuno, questo va a girare in giro ai congressi, poi compare questo articolo su Cell nel 2006, e nessuno gli crede assolutamente, e la gente però comincia a riprodurre questa cosa e dice: cavolo, cioè, è proprio vero, riesco a convertire direttamente qualsiasi tipo cellulare in una cellula embrionale staminale semplicemente mettendo dentro questi quattro fattori. Queste cellule, ancora c'è il dubbio che non siano cellule embrionali staminali, quindi vengono chiamate cellule IPS, Induced Pluripotent Stem Cells, e alla fine però con delle piccole sottigliezze sono cellule embrionali staminali, cioè lui ha trovato i 4 fattori che inducono la staminalità, e il dubbio viene tolto quando uno dei più grossi laboratori che si occupa di cellule embrionali staminali all'MIT, capitanato da Rudolf Jenisch, dimostra che queste cellule, se io le prendo, le metto in una blastocisti, mi danno origine a un topo intero, come fa qualsiasi cellula embrionale staminale. Quindi sono proprio cellule embrionali staminali. Tecnologia si sviluppa super rapidissimamente. Questo è un altro laboratorio che sta alla Hoya, al Salk Institute a San Diego, trasforma cellule della pelle in cellule embrionali staminali. Si riescono a farlo con cocktail di fattori un po' diversi. Si riescono a fare solo i fibroblasti umani, insomma sta roba veramente funziona. La tecnologia continua a migliorare, si riescono a fare anche senza vettori virali, cioè semplicemente esprimendo transientemente questi fattori, e queste cellule improvvisamente diventano il centro dell'attenzione. Adesso non c'è congresso di medicina rigenerativa in cui 3/4 non sia basato sulle cellule IPS, per 2 motivi fondamentali. Primo,
perché con le cellule iPS uno riesce ad avere in laboratorio le cellule del paziente nei tessuti che interessano allo studio e virtualmente qualsiasi tessuto. Immaginate che voi siete interessati a studiare il sistema nervoso centrale piuttosto che il cuore. Come fate ad avere neuroni del paziente con quella malattia in laboratorio o cellule di cuore con quella malattia? Dovete avere sì un po' di linfociti dal sangue, un po' di fibroblasti se il paziente consente di fare una biopsia. Ma invece con questa tecnologia voi potete prendere questi fibroblasti o questi linfociti, ci mettete i quattro fattori di Yamanaka, convertite queste cellule in cellule embrionali staminali e queste cellule embrionali staminali le fate diventare neuroni, le fate diventare cellule di cuore, ma sono le cellule di cuore del paziente. Quindi il nuovo paziente da studiare in laboratorio sono le cellule che derivano dalle cellule iPS, quindi questo apre la strada alla diagnostica, alla comprensione delle malattie. Per esempio ci sono studi fra i più svariati, studi che prendono fanno cellule embrionali staminali da pazienti con autismo, con schizofrenia e trovano che i neuroni in laboratorio hanno delle caratteristiche fisiologiche diverse dai neuroni normali, quindi è come se queste malattie avessero un substrato che si riesce a riprodurre addirittura. Sì, trovate una mutazione in un paziente che ha un problema cardiaco, una mutazione causa o non causa la malattia? Impossibile a dirlo finora. Viceversa adesso l'avete in laboratorio, avete i cardiomiociti in laboratorio, potete studiare se quella mutazione è causale o no. Potete anche correggere quella mutazione in laboratorio e vedere se la malattia o il fenotipo della malattia o il marker della malattia sparisce e quindi potete assegnare un ruolo causale a una mutazione. Quindi si apre uno scenario assolutamente, assolutamente straordinario. E poi, qui eravamo insieme a un meeting un paio d'anni fa in Finlandia, e poi potete usare queste cellule a scopi rigenerativi, no? Questo è lui che dice, guarda, io dalle cellule IS e quindi dalle cellule IPS posso ottenere neuroni dopaminergici, cellule renali, posso ottenere cellule cardiache, posso utilizzarle per tutti questi tipi di, tutti questi tipi di applicazione. E qual è la differenza dalle cellule IS o dalle cellule ottenute tipo Dolly? Che nelle cellule IS dovevo avere un uovo di donatore e uno spermatozoo di un donatore, quindi cellule completamente allogeniche. Nel nuclear transfer io avevo superato il problema del rigetto, dell'allogenicità, ma mi rimaneva bello grande il problema dell'aspetto etico-morale, perché nel nuclear transfer crea un embrione e distrugge un embrione, quindi la Chiesa non era molto contenta di questo. Con le cellule IPS io non creo un embrione, ma creo una cellula IS. Ma vi ricordate che la cellula IS non è in grado di dare origine a un nuovo organismo? Ma può essere dato un nuovo organismo soltanto se iniettato in un embrione, quindi la Chiesa è contenta, sono tutti contenti. Le cellule IPS sono ecumeniche, rendono tutti assolutamente contenti, il governo giapponese costruisce un enorme centro di ricerca in periferia a Kyoto per Yamanaka, in cui ci sono 400 ricercatori che studiano le cellule IPS e lui ha da poco completato la produzione di grandi batch di cellule IPS che sta spedendo in giro in tutti gli ospedali, ha trovato che la popolazione giapponese ha per il 18% lo stesso tipo di HLA e quindi ha creato delle cellule IPS con questo HLA, le sta distruggendo in giro in maniera che in ciascun ospedale uno se le scongela, se le espande, le fa diventare cellule di cuore, di fegato, di altri tessuti, le inietta nei pazienti, no? Questo è un po' tornare indietro dalla medicina personalizzata, cioè non sono le cellule del paziente ma sono delle cellule universali ma con l'HLA specifico che vanno bene per tutti, no? Quindi questa è l'idea, no? Cioè prendo il donatore, la riprogrammo, tengo le cellule IPS e posso utilizzarle un po' per tutti. Dal punto di vista terapeutico inizia in Giappone nel 2014 una sperimentazione di nuovo per rigenerare la retina. Sperimentazione fatta da un gruppo di oculisti in cui partecipa anche Yamanaka. E loro, di nuovo, il target è sempre la degenerazione retinica, lesione maculare senile, prendono le cellule della pelle del paziente, trasformano in cellule IPS, ottengono cellule, le espandono, ottengono cellule di retina, le impiantano, fanno due pazienti, poi però qualcosa si inceppa per un attimo, perché nel frattempo si sono sviluppate le tecnologie per Next Generation Sequencing, che si accorgono che in realtà questo coltivarle in laboratorio, riprogrammarle, ha fatto sì che ci siano un po' di mutazioni in giro nel genoma. E quindi per precauzione sbloccano
la sperimentazione, aspettano 2 anni, vedono che i pazienti proiettati stanno assolutamente bene e adesso la sperimentazione è ripresa, anche se c'è questo rischio, insomma, di piccole mutazioni che possono essere introdotte. Questo sembra la stessa cosa. E vedete, questo è quello che vi dicevo prima, no? Il disease modeling usando le cellule iPS. E vedete che qui ci sono tutta una serie di patologie, in questo caso insomma, in vari tipi di settori, che possono essere modellate in laboratorio sui tipi cellulari che sono proprio della patologia. Quindi un salto assolutamente straordinario, no? Questo è come si fa la retina in vitro, no? Vedete, da una cellula embrionale staminale, a differenza della cellula retinica, si forma proprio la vescicola ottica e poi proprio la formazione della retina. Questo è in provetta. Pensate che qui c'è un'altra storia tragica, no? A un certo punto, questo è uno dei laboratori più prestigiosi, Sasai, era il ricercatore che conduceva questo gruppo. Questo è un articolo di Nature del 2011 ed era uno dei più rispettati in giro per il mondo, veramente faceva delle presentazioni fantastiche. A un certo punto succede che 3 anni fa Nature pubblica un lavoro in cui dice: guarda che io non ho bisogno dei 4 fattori di Yamanaka per fare delle cellule staminali e embrionali, perché basta che prenda un fibroblasto e lo metto in determinate condizioni di acidità e di pH e di terreno, per cui questo spontaneamente mi diventa un fibroblasto. Queste cellule le hanno chiamate STAP, non mi ricordo per cosa STAP sta. Questa cosa era talmente semplice che tutti i laboratori al mondo hanno provato a riprodurla, l'abbiamo provato anche noi. Mi ricordo che la persona che l'aveva fatto in laboratorio, dopo un giorno, diceva: guarda che queste cellule muoiono, ma certamente non sono diventate cellule embrionali staminali. E così è stata l'esperienza comune. E quindi questa era una frode. Era una frode perpetrata, non si capisce bene, probabilmente dalla postdoc giapponese che si è assunta tutte le colpe, che aveva voglia di apparire o così via, o ha misinterpretato i dati. Però questo Sasai faceva parte di questo team, anche se non aveva partecipato granché attivamente, però era uno degli autori di questo lavoro di STAP, e per difendere il suo onore si è suicidato. Pazzesco, è stato uno shock un po' per tutti. Bene, eccolo qua, ce l'avevo anche. Vedete, questo era il report di questo misconduct found in questo acid bath stem cell study. Quindi, riassumendo, ci sono 3 maniere per ottenere cellule staminali pluripotenti. Una è la fecondazione, distruzione dell'inner cell mass e cellule staminali in cultura. Un'altra è ottenere direttamente il transdifferenziamento delle cellule iPS, e la terza è attraverso la clonazione per nuclear transfer. Questa idea che siano i fattori di trascrizione, quindi che controllano le cellule staminali ematopoietiche, hanno poi aperto a tutta una serie ulteriore di applicazioni, perché sono i fattori di trascrizione. Allora, perché non convertire un fibroblasto direttamente in un cardiomiocita? Per esempio, trasferendo 4 fattori che si chiamano, dove sono qua, GATA4, HEN2, MEF2X, NTBX5 in un fibroblasto, sono 4 fattori di trascrizione, questo fibroblasto diventa un cardiomiocita. Oppure posso trasformare un fibroblasto in un neurone dopaminergico o in un precursore neurale. Quindi in pratica c'è questo concetto che posso fare quello che si chiama il transdifferenziamento diretto, quindi posso indurre programmi biologici semplicemente trasferendo all'interno delle cellule fattori di trascrizione che definiscono il tipo ricevente. Bene, vedete, trasferire fibroblasti che diventano progenitori del cuore, no? Quindi tutto lo stesso tipo di concetto. Oppure fibroblasti che diventano cellule di muscolo, precursori dei monociti che diventano cellule, diventano globuli rossi, fibroblasti iPS, cellule B che diventano macrofagi, cellule B che diventano cellule T, cellule del pancreas esocrino che diventano cellule beta, semplicemente trasferendo questi fattori qua. Molto molto affascinante, no? Rimane aperto questo straordinario quesito di cosa stiamo parlando? Cosa sta succedendo qua, no?
ed è qualcosa che evidentemente ha a che fare con questo schemino, no? Cioè io devo passare da una situazione così a una situazione così. Allora, evidentemente non è qualcosa che ha a che fare con la sequenza del DNA, ma è qualcosa che ha a che fare con la maniera in cui il DNA viene utilizzato per essere trascritto. Allora, come si controlla la trascrizione del DNA? Beh, si controlla in due grandi maniere. Cioè, una maniera è quella che è la trascrizione canonica, quella che si studia nei libri, insomma, dall'inizio, che è la polimerasi 2 che viene portata su determinate regioni del DNA dal fatto che ci sono fattori di trascrizione e quindi quel gene viene trascritto. L'altra maniera però è che on top of this c'è un controllo superiore che è il controllo dettato dalla cromatina, cioè il DNA non è nudo come noi lo disegniamo, ma è sempre arrotolato intorno a un ottamero di proteine che si chiamano istoni. E questo è il DNA intorno agli istoni forma una specie di collana di perle, e questa è la struttura più semplice della cromatina. Quindi quando si parla di cromatina è la struttura in cui il DNA è nel nucleo, cioè assemblato intorno a proteine, e questi istoni sono quattro che vengono presi a dimeri, quindi si chiamano H2A, H2B, H3 e H4. Se queste cose sicuramente vi sono state insegnate nei vostri corsi di biologia molecolare. E questi quattro istoni hanno delle strutture molto conservate più una coda all'N terminale che è abbastanza variabile e sporge, diciamo, dal tipo della struttura. Se andate a vedere come sono fatti, vedete che il DNA si arrotola intorno agli istoni. La struttura del ottamero di istoni col DNA avvolto intorno si chiama nucleosoma, e le code sporgono fuori, quindi vedete che praticamente ci sono queste code che sporgono dalla struttura. E un ricercatore che si chiamava David Allis, che poi è morto tragicamente, anche lui, aveva scoperto che in realtà queste code possono essere modificate per l'aggiunta di molecole chimiche semplici, cioè possono essere fosforilate, acetilate o metilate. E la fosforilazione avviene a livello della serina, l'acetilazione e la metilazione a livello delle lisine, e quindi in ciascuna di queste code, per esempio prendete H3 che è quello più studiato, ci sono tutta una serie di lisine che possono essere modificate con l'aggiunta di questi gruppi chimici. E quello che lui aveva scoperto è che c'è una specie di codice istonico, cioè a seconda della modificazione post-traduzionale la cromatina è più o meno compattata o più o meno rilassata. In particolare, quando la coda di istone H3 è acetilata in queste posizioni, la cromatina è molto rilassata e quindi la polimerasi può arrivare, i fattori di trascrizione arrivano e il gene viene espresso. Se viceversa la coda è metilata, questo prevalentemente è un segnale che dice alla cromatina di essere compattata, chiusa, l'RNA polimerase non può arrivare. Quindi acetilazione vuol dire cromatina rilassata e espressione genica, metilazione vuol dire cromatina compattata e espressione chiusa. Questo è un tipo di regolazione che non riguarda la sequenza primaria del DNA, perché quella è sempre quella, no? Che sia che gli istoni siano metilati o acetilati, la sequenza del DNA è sempre quella, quindi questo tipo di regolazione prende il nome globalmente di epigenetica, regolazione epigenetica. E all'interno della cellula ci sono, queste insomma sono le stesse cose, vedete per esempio la metilazione, l'aggiunta di tre gruppi metili alla lisina 9 dell'istone H3, è un marcatore che dice guarda questo gene è spento. Viceversa, se la lisina 27 dell'istone H3 è acetilata, questo vuol dire che questo gene deve essere trascritto. E all'interno della cellula ci sono tutta una serie di enzimi che controllano lo stato di acetilazione e di metilazione. Per esempio sono enzimi che si chiamano istone acetiltransferasi, di cui questo è l'elenco delle famiglie, che acetilano il DNA, quindi aiutano la trascrizione. Ci sono altri enzimi che si chiamano istone deacetilasi, HDAC, che fanno esattamente l'opposto, quindi che portano via un acetile e quindi stimolano la chiusura della cromatina. E altrettanto ci sono una serie di enzimi
che metilano, si chiamano metiltransferasi, e una serie di enzimi che demetilano, si chiamano demetilasi degli istoni. Quindi praticamente il controllo epigenetico dell'espressione genica è legato al fatto che se un gene deve essere acceso c'è un'acetiltransferasi che acetila gli istoni, quindi la cromatina si rilassa, arriva la polimerasi, la trascrizione, e si accende la trascrizione. Se questo gene a un certo punto deve essere spento, arriva una deacetilasi che toglie l'acetile e arriva una metilasi che aggiunge un metile, la cromatina si compatta, la polimerasi non ha più accesso ed è spento. E questo gioco qua è il gioco per cui abbiamo detto prima, se noi guardiamo una qualsiasi cellula, tre quarti dei geni sono spenti perché sono completamente metilati e quindi la cromatina è compattata, e viceversa l'altro quarto è acceso e acetilato. E quello che i vecchi istologi chiamavano eucromatina, eterocromatina. L'eterocromatina agli istoni metilati ed acetilati, l'eucromatina agli istoni demetilati e acetilati. Quindi quando un gene deve essere acceso, la cromatina è compattata, arriva un'acetilasi che acetila, la cromatina si scompatta e il gene viene espresso. Allora, questa cosa è molto interessante, fatto sta che però a un certo punto un ricercatore inglese che si chiama Adrian Bird dice ma no, guarda, c'è un'altra modificazione epigenetica. Lui lo fa negli anni 80, quando queste cose neanche non si aveva idea che ci fossero. Lui dice, ma guardate che se io prendo il DNA di una cellula, in realtà questo DNA ha una modificazione chimica, il DNA, non la cromatina, quindi il DNA nudo. Questa modificazione chimica è una modificazione chimica che avviene specificamente a carico delle C che sono seguite da una G. Allora, C e una G su un filamento significa anche C e G sul filamento complementare, no? E la modificazione è una metilazione della G, cioè la citosina non è più citosina ma è metilcitosina. Questa cosa non si capiva cos'era, però lui si accorge anche che sulle regioni dei promotori, quindi al 5' dei geni che vengono espressi, ci sono delle isole che sono molto ricche in CG, e in questi casi la C non è metilata. Quindi tutti i geni housekeeping, quelli di cui parlavamo prima, hanno il promotore che ha delle isole, cioè delle sequenze con tanta frequenza di CG in cui la C non è metilata, e questi ovviamente sono cromatina aperta e istoni acetilati. Allora, questa cosa non si capisce bene cosa succede, però viene subito fatto notare che se io ho una regione metilata, la C sarà metilata su un filamento e la C sarà metilata anche sull'altro filamento. E quando la cellula si replica, ecco che il DNA neosintetizzato non è metilato, ma parte degli enzimi della forchetta replicativa e anche un enzima che si chiama DNA metiltrasferasi 1 che immediatamente metila il DNA emimetilato e quindi torna a questa situazione. Quindi la cellula non tollera mai questa situazione perché la metilasi rimetila. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se la cellula madre ha un gene metilato, la cellula figlia avrà lo stesso gene metilato. E se il gene metilato è in qualche maniera corrispondente a eterocromatina o cromatina compressa, una cellula che è l'eterocromatina compressa in questo gene ce l'avrà anche nella cellula figlia. E quindi se un gene è spento nella cellula madre, sarà spento, ereditato spento nella cellula figlia. Ecco che questa è la base del trasferimento epigenetico dell'informazione, se un gene deve essere acceso o spento da madre a figlia. Quindi noi adesso sappiamo che, per esempio, se io ho una cellula che è una cellula della pelle, che quindi una cellula staminale della pelle, e quindi ha spenti i geni per essere cellula staminale del sangue, ecco che tutte le cellule figlie avranno anche esse spenti i geni delle cellule staminali del sangue. Cioè la metilazione è un processo irreversibile, nel senso che viene ereditato epigeneticamente da cellula madre a cellula figlia. Questo è quello che vi ho detto in pratica. E lui si accorge anche, Bird, che il motivo per cui questo avviene è che se una C è metilata, si lega una proteina che si chiama metil-CP2, che a sua volta fa parte di un complesso che contiene anche un istone di acetilasi. Quindi se io ho il DNA metilato, ecco che questa proteina mi porta là una acetilasi, mi toglie i gruppi acetile, arriva la metilasi degli istoni,
e metila gli stoni, la cromatina si compatta e quel gene sarà sempre spento durante tutta la vita di questa cellula. Ci sono adesso nella cellula, noi sappiamo, 5 famiglie di queste metil CpG binding proteins, di cui il capostipite è questa metil CP2. Metil CP2 è molto studiata perché è la proteina mutata in una grave malattia neurologica che si chiama sindrome di Rett, per cui il fenotipo è soprattutto neurologico, ma insomma la proteina funziona in tutte le cellule. Allora, questa cosa è straordinaria perché quando si è capito di questa storia della metilazione si è detto: ma andiamo a vedere come va la metilazione del DNA durante la fecondazione. Allora, se voi prendete una cellula specializzata come l'uovo, una cellula specializzata come lo spermatozoo, queste hanno il DNA altamente metilato. Questo grafico misura la quantità di metilazione, quindi queste sono cellule metilate, come molto metilato il DNA di un cardiomiocite, di un neurone, di qualsiasi cellula specializzata. Lo spermatozoo entra all'interno dell'uovo e immediatamente, nello spazio di poche ore e in assenza di qualsiasi divisione cellulare, c'è un segnale nello zigote che demetila completamente il DNA dello spermatozoo. Poi avviene una o due replicazioni e lo stesso segnale demetila completamente anche l'uovo. E lo zigote nelle prime fasi ha un DNA completamente demetilato e a un certo punto ricomincia a metilare i geni in corrispondenza al quarto o quinto giorno, che è quando si forma la blastocisti. E difatti vi ho detto che la blastocisti perde la totipotenzialità. La blastocisti riesce a fare soltanto alcune cose, non riesce a fare un organismo, quindi progressivamente l'apparire della metilazione coincide con la perdita della staminalità, e quindi il marcatore della staminalità è l'assenza di metilazione nel DNA. Cosa fa la clonazione? La clonazione mima esattamente questo processo, cioè soltanto che invece di inserire uno spermatozoo in un uovo, diamo una scossa elettrica o iniettiamo un nucleo all'interno di un uovo, e quindi la fecondazione naturale o l'iniezione scatenano del rilascio di calcio dal reticolo sarcoplasmico, e lì si attiva un fattore che nessuno sa cosa sia, ma ne parlerò fra un attimo, che rapidamente demetila il DNA. Quindi la chiave della specializzazione delle cellule è la metilazione dei geni, la chiave della perdita di specializzazione, quindi della raggiunta della staminalità, è la demetilazione dei geni. Cioè, sempre quello. E questo quindi è quello che si chiama il ciclo di riprogrammazione epigenetica. Allora, come avviene questa demetilazione? La gente ha cercato per anni un enzima che demetili, ma senza trovarlo. Cioè non esiste nessun enzima che sia in grado di demetilare. E per questo Waddington aveva ragione, perché da quelle valli non si risale senza un processo drastico. Non c'è nessuna maniera, almeno fino a qualche anno fa si pensava non ci fosse nessuna maniera di demetilare il DNA, perché non esiste biologicamente una demetilasi. Perché gli embrioni fatti con la clonazione alla Wilmut non sono embrioni che funzionano completamente bene? Beh, perché la demetilazione non è assolutamente perfetta, cioè c'è una demetilazione parziale rispetto alla fecondazione naturale, per cui ci sono alcuni geni che non vengono riazzerati nel loro programma, e questo dà queste piccole anormalità che avvengono. Un enzima che demetila non esiste, ma ci deve essere un meccanismo che demetila, ed ecco allora che questo meccanismo viene scoperto 5-6 anni fa, ed è un meccanismo più complesso di un singolo enzima, e cioè all'interno della cellula esistono degli enzimi che si chiamano TET, che quando c'è la metilcitosina sono in grado di ossidarla, quindi aggiungono un gruppo idrossile alla metilcitosina. E poi ci sono questa citosina idrossilata viene riconosciuta come un danno al DNA, e ci sono degli altri enzimi che fanno parte di un sistema di riparazione che si chiama base excision repair, che rimuovono completamente questo nucleotide e lo sostituiscono con una citosina normale. Quindi al momento della fecondazione ci sarebbero questi enzimi TET
che improvvisamente vengono attivati, idrossilano completamente, penso di avere anche una fotografia, eccolo qua, idrossilano completamente la, vedete, prima della fecondazione c'è la metilcitosina, poi improvvisamente compaiono questi enzimi TET che idrossilano la metilcitosina, qui in rosso, e il sistema di riparazione toglie questa idrossilcitosina, questa metilcitosina idrossilata, e la sostituisce con la citosina normale, quindi la metilazione completamente sparisce. Adesso è cominciata la caccia a prendere questi enzimi TET e metterli direttamente negli organismi adulti. Per esempio, noi li stiamo mettendo nel cuore per cercare di demetilare le cellule di cuore e vedere se, senza passare attraverso gli embrioni, riusciamo a riprogrammare alcuni geni specifici, perché io adesso posso indirizzarli su specifiche regioni che mi interessano e quindi riattivare, per esempio, dei programmi di replicazione delle cellule cardiache. E questa è una delle cose più affascinanti, no? Cioè riuscire a, in qualche maniera, a indirizzare il differenziamento, lo sdifferenziamento piacere. E ovviamente qui stiamo parlando di cellule staminali, però insomma voi sapete che praticamente non esiste nessun tipo di evento che avvenga in un organismo che non abbia a che fare con la regolazione dell'epigenetica. Quindi epigenetica è un termine collettivo che riguarda l'utilizzo dell'informazione genetica, quindi tutte le regolazioni della cromatina, quindi metilazione e acetilazione degli istoni, sono epigenetica, tutta la regolazione del DNA, delle modificazioni chimiche del DNA, quindi metilazione del DNA, sono epigenetica, queste sono le cose principali. Poi qualcuno include nell'epigenetica anche gli RNA che regolano l'espressione genica, quindi i microRNA, i non-coding RNA, tutti i piccoli RNA, piccoli e lunghi RNA, che regolano l'espressione genetica, e praticamente è la maniera in cui l'ambiente interviene sull'organismo, no? Cioè è vero che ogni organismo ha un'informazione genetica che ne influenza, che ne detta le capacità fisiche, biologiche, temperamentali, comportamentali, ma è altrettanto vero che l'ambiente può intervenire in questi fattori non cambiando l'informazione genetica, ma cambiando l'epigenetica, cioè la maniera in cui queste informazioni vengono poi utilizzate, cioè i livelli di espressione dei diversi geni.